Buon pomeriggio a tutte e a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento della serie Le Lingue Live, la serie appunto di incontri online che Rizzoli Education mette a disposizione di voi insegnanti. Io mi presento molto rapidamente, qualora non ci fossimo, diciamo, intercettati prima. Sono Oriana Mascali e lavoro come redattrice per l'area lingue di Rizzoli Education. Oggi in realtà sono qui in qualità di moderatrice di questo evento live, quindi io, prima di passare appunto la parola ai nostri relatori, vi do giusto qualche informazione tecnica pratica per capire come si svolgerà l'incontro di oggi. Allora, l'evento streaming si protrarrà per un'ora circa, nel corso della quale chiaramente i nostri relatori esporranno i loro interventi. Voi avrete la possibilità di formulare eventuali domande, dubbi, curiosità, tramite la chat e noi ci ritaglieremo qualche minuto alla fine della presentazione, proprio per raccogliere le vostre domande e cercare appunto di rispondere a tutte. L'evento verrà registrato e la registrazione sarà disponibile online proprio sul canale YouTube da cui la state guardando in questo momento. Quindi, qualora dovessero esserci problemi di connessione o avete necessità, insomma, di allontanarvi qualche minuto, nessun problema perché potrete recuperare tutto lo streaming. Per quanto riguarda invece gli attestati di partecipazione, nel corso di circa una settimana lavorativa saranno proprio messi a vostra disposizione nella sezione attestati del sito di Rizzoli Education, insieme anche alle slide di questo evento. Io non mi dilungo oltre, lascio quindi la parola ai nostri due relatori, la professoressa Silvia Chini e il professore Andrea Beneggi. Buon pomeriggio a tutti, ciao Oriana. Bene, quindi lascio la parola a voi, vi do appuntamento invece al termine della presentazione per eventuali domande. Grazie, buon ascolto e buon proseguimento. Bene, buon pomeriggio a tutti. Oggi affrontiamo il tema del D-Day, dello sbarco in Normandia, il più grande sbarco della storia, nella storia militare del mondo, avvenuto il 6 giugno del 1944, e come tutti sapete, un momento significativo di svolta per il conflitto, per il secondo conflitto mondiale. Ed è un momento che, come si può vedere anche da questa immagine famosissima che potete vedere, è un momento che ha impiegato un numero, una quantità di mezzi e di uomini straordinario, mai visto prima. Un'operazione attentamente progettata e preparata nei mesi e negli anni precedenti. Diciamo che se si vuole capire storicamente, se si vuole comprendere storicamente il D-Day, bisogna innanzitutto tener conto di alcune premesse, e cioè che cosa ha portato, che cosa ha reso possibile questa grande operazione. Innanzitutto, diciamo così, la prima premessa è la conferenza di Teheran, tra novembre e dicembre del 1943, nella sede dell'ambasciata sovietica a Teheran, si tenne appunto questa importantissima conferenza interalleata, che fu anche la prima conferenza nella quale si incontrarono direttamente i tre grandi leader alleati, cioè il presidente americano Roosevelt, il primo ministro inglese Churchill e il dittatore sovietico Stalin. Per la prima volta si ritrovano tutti e tre a discutere sull'andamento della guerra e sulle prospettive immediate. Ed è proprio nella conferenza di Teheran che Stalin accetta senza riserve un piano che era già stato preparato qualche mese prima, soprattutto dagli americani, che era appunto questo progetto di sbarco nel nord della Francia. Stalin accetta immediatamente perché erano anni erano mesi che chiedeva agli alleati, diciamo così, un intervento diretto nel nord dell'Europa per poter alleggerire, insomma, la pressione che lui stava subendo sul fronte orientale. L'Armata Rossa
doveva affrontare sul fronte orientale. Quindi la conferenza di Teheran è il momento in cui si decide ufficialmente, gli alleati decidono ufficialmente l'invasione del nord della Francia. La seconda grande premessa è la vittoria degli alleati, quella che possiamo chiamare la grande battaglia dell'Atlantico, e cioè dal 39 in avanti i tedeschi misero in mare in questo caso migliaia di U-boat, di sottomarini che avevano lo scopo di affondare tutto il naviglio alleato inglese e successivamente dal 41 in poi americano diretto verso l'Europa. Una strategia che avevano già messo in campo durante la prima guerra mondiale e che riprendono grande durante la seconda guerra mondiale, facendo adottare a questi sottomarini più o meno i sottomarini, gli U-boat messi in mare dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale furono circa 1100 unità, e facendo adottare a queste unità la cosiddetta tattica dei branchi. Cioè i sottomarini tedeschi attaccavano in gruppo le navi alleate e le affondavano, e naturalmente la presenza degli U-boat nell'Atlantico costituiva una grave minaccia per le operazioni, per l'andamento delle operazioni militari alleate in Europa. Diciamo che tra luglio del 1943 e il maggio del 1944, questa grande battaglia dell'Atlantico viene vinta dagli alleati, solo per darvi un'idea, appunto, di circa 1170, per la precisione, U-boat tedeschi in attività, ne furono affondati 765. Quindi nel maggio del 1944, gli U-boat tedeschi non costituiscono più una minaccia per le operazioni navali alleate. Questo chiaramente potete capire, potete intuire, costituì un vantaggio enorme per quello che doveva essere a tutti gli effetti uno sbarco aereo navale sul suolo francese. Tra l'altro, a contribuire enormemente a questa vittoria degli alleati nell'Atlantico ci fu, chiaramente, come molti sanno, la decifrazione della macchina Enigma, cioè di questa macchina di cui i servizi tedeschi facevano uso per trasmettere messaggi. Gli inglesi riuscirono a decifrare questo macchinario e dunque conoscevano la posizione degli U-boat nell'Atlantico. Questo permise ovviamente l'affondamento delle unità tedesche. E la terza grande premessa, diciamo così, che permise agli alleati di sgombrare un po' il campo e quindi di aprirsi la strada per questo grande sbarco, fu la definitiva vittoria sulla Luftwaffe, cioè l'aeronautica militare tedesca, che era uno dei fiori all'occhiello dell'esercito tedesco, che aveva garantito, soprattutto nei primi anni di guerra, un enorme vantaggio. Pensate ai bombardamenti su Danzica, all'utilizzo dei caccia tedeschi nell'invasione della Polonia, della Francia. Pensate anche ai bombardamenti durante la battaglia d'Inghilterra, bombardamenti su Londra, su Coventry. Dall'autunno del 1943 in poi, gli anglo-americani mettono in campo questa enorme operazione aerea che aveva lo scopo fondamentalmente di abbattere il morale della popolazione tedesca, ma soprattutto di distruggere attraverso tutta una serie di bombardamenti strategici le infrastrutture tedesche e in particolare le infrastrutture della Luftwaffe. In particolare nel 1944 viene avviata questa operazione detta Point Blank, questa operazione che ebbe proprio lo scopo di distruggere la gran parte delle basi e delle infrastrutture dell'aviazione tedesca in Germania. In generale, dal 1943 in avanti, bombardamenti soprattutto sulla Germania furono in totale 968
bombardamenti, come dire, che impiegavano questi grandi bombardieri, queste fortezze volanti. Di questi 968 bombardamenti, 68 furono condotti da più di 1000 bombardieri, questo per darvi un'idea del numero, della quantità di mezzi profusi dagli anglo-americani in questa strategia, questi bombardamenti strategici che colpirono anche le città tedesche, oltre a distruggere l'infrastruttura della Luftwaffe. E qui è nota la storia, la vicenda triste della distruzione di grandi città tedesche come Dresda, forse la più nota, come Amburgo. Amburgo nell'agosto del 43 viene investita da un bombardamento aereo che portò alla morte di decine di migliaia di abitanti della città, tra l'altro creando la cosiddetta tempesta di fuoco, quella che i tedeschi chiamano la Feuersturm. La tempesta di fuoco è questo processo che si innesca quando a causa dei bombardamenti si genera un tale calore. Si è calcolato che a causa dei bombardamenti nel centro di Amburgo si raggiunsero in quelle notti 1000 gradi, no? E questo calore sostanzialmente attira aria dall'esterno, creando proprio un vortice d'aria che da una parte autoalimenta l'incendio, ma dall'altra trascina, risucchia nell'incendio tutto ciò che sta fuori, quindi anche persone, uomini, donne, bambini. Insomma, fu un'immane tragedia questa dei bombardamenti, ma da un punto di vista tattico servì certamente a liberare i cieli da quello che poteva essere una grave minaccia a un eventuale sbarco. Da ultimo, questo lo vedremo però più avanti, un elemento, una premessa indispensabile per la riuscita di questa operazione militare fu la cosiddetta, di questo sbarco militare dell'operazione Overlord, fu la cosiddetta operazione Fortitude, che è un'operazione di intelligence, una grandissima operazione di intelligence, no? Attraverso cui, come vedremo, gli alleati riuscirono a ingannare l'esercito tedesco e quindi a favorire lo sbarco in Normandia. Sbarco in Normandia che appunto avvenne il 6 giugno del 1944, le spiagge oggetto dello sbarco sono 5, no? I cui nomi sono oltremodo noti, no? Utah e Omaha sono le due grandi spiagge in cui sbarcarono gli americani, e poi le tre spiagge di Gold, Juno e Sword, dove invece sbarcarono gli anglo-canadesi. Poi ecco un dato, diciamo così, come dire, meno interessante dal punto di vista strategico, ma come dire, forse più di colore, è il nome, che il nome in codice di queste spiagge, no? Che tra l'altro nome in codice che è stato dato durante l'operazione e che ancora adesso queste spiagge hanno mantenuto. I nomi in realtà non si sa da dove esattamente provengano, perché siano state chiamate proprio così. Come sapete, in tutte le operazioni militari vengono utilizzati nomi e nomi in codice per indicare gli obiettivi dell'operazione. Per quanto riguarda le tre spiagge dove sbarcarono gli inglesi, Gold, Juno e Sword, si pensa che si potesse fare riferimento ai nomi di pesci, no? Il goldfish, no? Il classico pesciolino rosso. Per quanto invece riguarda la spiaggia di Juno, probabilmente anche qua è un'ipotesi, si dice che all'inizio il nome fosse Jellyfish, Medusa, fu poi Churchill che intervenne per cambiare il nome in Juno, perché non gli piaceva, insomma, l'idea di chiamare un obiettivo Jellyfish. Mentre invece Utah e Omaha sono nomi dati probabilmente perché alcuni ufficiali che comandavano e pianificarono l'operazione provenivano da quei due stati. Ma insomma, queste sono le famose 5 spiagge ancora oggi visitabili. Una nota che, come dire, anticipo, che poi vedremo un po' più nel dettaglio dopo: sbarcano gli anglo-americani, sbarcano in Normandia, a difendere la Normandia c'è la settima armata tedesca, che non si aspettava l'arrivo degli americani proprio lì.
i tedeschi, come vedremo, si aspettavano da un momento all'altro lo sbarco, ma erano convinti che lo sbarco sarebbe avvenuto al Pas-de-Calais, cioè più a est. E invece avviene proprio lì. Vedremo poi come gli americani e gli inglesi riuscirono a ingannare i tedeschi. Ecco, giusto per darvi un'idea, no, di quando si dice che stiamo parlando del più grande sbarco della storia, no, di cosa significa dal punto di vista proprio numerico, significa che vennero sbarcati 156.000 uomini, vennero impiegati 10.440 aerei, vennero messi in campo circa 10.000 mezzi corazzati, di cui 1.478 vengono sbarcati nel primo giorno dell'operazione, con l'aiuto di 672 navi da guerra, 2.807 navi da trasporto e 1.191 mezzi da sbarco, quindi un numero imponente di mezzi. Giusto per qui darvi un'idea di cosa è successo quella mattina, questa Omaha Beach, la foto non è una foto particolarmente artistica, è una foto che io ho fatto durante una recente vacanza proprio in Normandia, proprio per visitare le spiagge dello sbarco, no? E, ecco, questa foto vi dà l'idea di in realtà cosa hanno dovuto affrontare gli americani che sbarcarono a Omaha. Gli americani sbarcati a Omaha sono circa 34.000 uomini. La spiaggia, cioè dalla linea della marea alla collina più sulla sinistra, è circa 600 metri e ovviamente la spiaggia era difesa non solo dagli uomini della Wehrmacht, era difesa anche attraverso l'impiego di una serie di ostacoli che i soldati americani dovevano superare. Quali erano questi ostacoli? Ostacoli antisbarco, le cosiddette porte belghe. La porta belga era una sorta di portone di sbarramento in acciaio che veniva messo nel punto più dove la marea era più alta, nel punto più basso della spiaggia, in modo tale che con la marea alta non si vedeva, ed era una sorta di sbarramento contro i mezzi da sbarco, appunto. C'erano poi delle rampe su cui erano collocate delle mine, questo sempre nella zona della spiaggia soggetta all'innalzamento e all'abbassamento della marea. I cosiddetti asparagi di Rommel, con questo nome asparagi di Rommel si indicavano questi sorti di pali, di tronchi che venivano infilati nella sabbia, sopra, sulla cima di questi pali spesso venivano messe delle mine, no? E questi pali avevano proprio lo scopo di bloccare anche qui un eventuale mezzo da sbarco. E c'erano poi vari cavalli di Frisia, i muri anticarro, c'era poi infine un fossato col filo spinato e le trincee. E dopo tutta questa serie di sbarramenti, di ostacoli, no? Gli americani, i soldati americani avrebbero dovuto poi conquistare le postazioni di difesa vere e proprie allestite dai tedeschi, cioè nel caso di Omaha Beach, tra l'altro sono ancora visibili, 12 bunker che comprendevano 15 cannoni anticarro, 20 cannoni, 28 mortai, 85 mitragliatrici, quindi era un sistema difensivo notevole. Ed è questo il motivo per cui, giusto per darvi un'idea, gli americani, la prima ondata arriva sulla spiaggia verso le 6:30 del mattino. Le 6:30 del mattino perché è il momento in cui la marea è più bassa, no? E bisognava sbarcare con la marea più bassa perché in modo tale che si vedessero gli ostacoli che vi dicevo prima, che sennò sarebbero rimasti sommersi, quindi invisibili, e quindi molto più insidiosi. Quindi alle 6:30 arriva la prima ondata, alle 7 del mattino la seconda ondata, e i bunker vengono conquistati verso le 11:30 del mattino, che significa che ai soldati americani ci vogliono 6 ore per percorrere, no, il terreno dalla linea dello sbarco sulla destra fino ai bunker sulla sinistra, quindi per coprire quei 600 metri
che divideva la marea, la linea della marea dai primi bunker. Questo per darvi un'idea dello sforzo e della difficoltà a cui gli americani andarono incontro, gli americani così come gli inglesi e gli anglo-canadesi sulle altre spiagge, andarono incontro queste prime ore dallo sbarco. Complessivamente gli uomini caduti durante queste prime ore furono 3.686 per parte americana. Allora, dette queste, come dire, ho cercato di darvi due o tre come dire, dati per farvi intendere la complessità, l'enormità di questa operazione e quindi anche per capire insieme come sia stato possibile preparare questa enorme operazione a pochi chilometri dalla costa francese in Inghilterra, di fatto sotto gli occhi dei radar e dei tedeschi, senza appunto che fondamentalmente i tedeschi se ne accorgessero, o meglio, senza che i tedeschi si accorgessero del vero, del reale punto in cui sbarcarono, poi in cui poi avvenne lo sbarco, che fu poi la chiave del successo, perché come vi dicevo prima, gli americani e i tedeschi aspettavano gli angloamericani da tutt'altra parte. I tedeschi aspettavano gli americani più a est, li aspettavano a Calais. Questa cartina che vedete fa vedere i movimenti dello sbarco il 6 giugno del 1944 e in rosso fa vedere anche, diciamo così, la dislocazione delle principali difese tedesche, cioè del cosiddetto Vallo Atlantico, perché chiaramente Hitler e lo Stato Maggiore tedesco non erano rimasti con le mani in mano, ma avevano approntato, a partire dal 40 in avanti, avevano approntato un sistema difensivo sicuri che a un certo punto uno sbarco sarebbe arrivato in Francia. Da partire dal settembre del 42 inizia la costruzione del Vallo Atlantico, che poi successivamente verrà posto sotto il comando del generale Rommel. Idealmente il Vallo Atlantico doveva essere una lunga linea difensiva che andava da capo nord alla Norvegia. La Norvegia era nei primi mesi della guerra fu occupata dai tedeschi, che andava dalla Norvegia fino al confine spagnolo. Questo idealmente, poi di fatto le difese principali del Vallo Atlantico si concentrarono al Pas-de-Calais, dove appunto, vi dicevo, i tedeschi si aspettavano uno sbarco, perché al Pas-de-Calais, per due motivi, perché Calais è il punto più vicino alle coste della Gran Bretagna, quindi lì è dove lo stretto, il canale della Manica si fa più stretto e dunque logisticamente e anche logicamente è più facile effettuare uno sbarco di quelle dimensioni, e anche perché una volta conquistata Calais, diciamo così, la strada verso la Ruhr, verso la Renania, quindi verso la Germania, è più agile. Quindi lì a Calais si concentrano gli sforzi tedeschi, e dal 42 in avanti fondamentalmente tutti gli sforzi degli intelligence anglo-americana si concentrano nel tentativo di far credere ai tedeschi che effettivamente loro, gli inglesi e gli americani, sbarcheranno lì. È proprio una grande operazione di inganno, anche perché dall'agosto del 43, da questa conferenza che si tiene in Quebec e poi confermata la conferenza di Teheran, gli inglesi e gli americani hanno già stabilito che lo sbarco sarebbe avvenuto in Normandia. Perché? Perché la Normandia era molto più adatta che non la zona, la regione intorno al Pas-de-Calais per uno sbarco. E qui inizia la cosiddetta operazione Fortitude, cioè un'operazione attraverso la quale appunto gli alleati riuscirono a ingannare con tutta una serie di accorgimenti straordinari l'intelligence e l'esercito tedesco, quindi non l'intelligence e non l'esercito, come dire, più scarso del mondo. Quindi fu veramente un'operazione eccezionale, tra l'altro i cui dettagli vennero fuori molto tempo dopo la guerra, perché furono secretati. Fondamentalmente, quali furono i punti salienti di questa operazione di depistaggio messa in atto dagli angloamericani? Beh, innanzitutto fu un insieme di operazioni, fu un insieme di iniziative, alcune che possono sembrare un po' naif, ma che
all'epoca, quando non esisteva Google Earth, come dire, erano essenziali. Per esempio, una volta deciso che si sarebbe sbarcati in Normandia, no, bisognava reperire tutte le informazioni relative alla geologia, alla conformazione delle spiagge, per capire esattamente dove sbarcare. Per cui, per esempio, una delle primissime cose che fa l'ammiragliato inglese, già dall'agosto e settembre del 43, è quello di collezionare milioni di cartoline, proprio di cartoline estive, no? Di cartoline delle vacanze, no? Di cartoline della Normandia. Viene chiesto ai cittadini di mandare all'ammiragliato tutte le cartoline che hanno, no? Vengono raccolte quasi qualcosa come 9 milioni di, adesso se non ricordo male il numero, però l'ordine di grandezza era quello, 9 milioni di cartoline, no? Che venivano visionate, no? Che vennero selezionate, vennero visionate, no? Attraverso queste cartoline, di fatto, il comando inglese poté farsi un'idea delle spiagge. Per esempio, sappiamo che un ufficiale, lo Stato Maggiore britannico, guardando proprio durante questa operazione, guardando proprio la cartolina di uno di questi paesi della Normandia in cui si era progettato di far sbarcare i carri armati tedeschi, si ricordò di alcune cose che aveva visto quando era andato in vacanza proprio lì, e si ricordò che, per esempio, la spiaggia aveva una conformazione tale che in effetti rendeva impossibile lo sbarco di un carro armato, insomma. E quindi la spiaggia fu scartata per questo motivo. Poi chiaramente non è che lavorarono solo con le cartoline, ovviamente, questo è un dettaglio se vogliamo abbastanza divertente, per farvi capire però lo sforzo, davvero molteplice, che fu messo in campo dagli alleati. Ovviamente vennero scattate decine di migliaia di fotografie dall'alto, fotografie aeree della costa normanna, e vennero consultati centinaia e centinaia di libri di geografia francese, no? Libri anche che risalivano al XVIII secolo. Ma accanto a queste operazioni, diciamo così, più queste operazioni particolari, ci furono altre iniziative ben più concrete. Per esempio, uno dei grossi problemi che avevano gli angloamericani nel preparare lo sbarco era il fatto di non avere un porto di appoggio. Ovviamente tutti i porti della costa atlantica erano stati iperfortificati dai tedeschi, quindi non potevano essere utilizzati dagli americani. I comandi angloamericani avevano bisogno di un porto, come probabilmente disse Lord Mountbatten. Bene, se non abbiamo, se non possiamo occupare alcun porto, dobbiamo portarne uno con noi, no? Lord Mountbatten in quel momento era al comando delle Combined Operations dello Stato Maggiore inglese. Poi in realtà non è certo che la battuta sia stata sua, forse era di un altro ufficiale, comunque non importa. Fatto sta che cosa fecero gli inglesi? Costruirono due porti artificiali, chiamati Mulberry Harbors, due porti artificiali che erano costituiti sostanzialmente da piattaforme galleggianti che vennero costruite sulla foce del Tamigi. Stiamo parlando di circa 600.000 tonnellate di calcestruzzo per ciascun porto artificiale e di 33 moli per ciascun porto. I due porti vennero portati dagli alleati nelle ore immediatamente successive allo sbarco, uno a Omaha, ma il cosiddetto Mulberry A, o A, quindi il primo di questi due porti artificiali, che però venne distrutto da una tempesta qualche giorno dopo. Il secondo, il Mulberry B, venne invece, diciamo così, ancorato in questa spiaggia controllata dagli inglesi, che si chiama Arromanche. Venne ancorato lì, gli inglesi lo ribattezzarono ovviamente Port Winston, ovviamente in onore di Winston Churchill, no? E da quel porto, nelle settimane successive allo sbarco, furono, pensate, sbarcati 2 milioni e mezzo di soldati, 500.000 veicoli e 4 milioni di tonnellate di rifornimenti. E tra l'altro ancora adesso da Romanche-les-Bains
ci sono i resti di questa grande infrastruttura che venne costruita e utilizzata durante lo sbarco. Ma forse questa è l'operazione, come dire, la parte più interessante, più incredibile dell'operazione Fortitude. Venne creata una vera e propria armata fantasma, no? La cosiddetta First United States Army Group, no? La first, di cui vedete il simbolo a destra, quel pentagono rosso. La First United States Army Group, che cos'era? Fondamentalmente era un'armata inesistente. Cioè gli americani, gli inglesi fecero credere ai tedeschi, no? Attraverso una serie di comunicazioni, che esisteva, che era stata dislocata questa armata americana, che questa armata si trovava nell'Inghilterra sud-orientale, quindi come dire, in un luogo che faceva prospettare ai tedeschi l'imminente sbarco, o meglio, confermava ai tedeschi che lo sbarco sarebbe avvenuto proprio a Calais, no? Per dar maggior credito all'esistenza di questa questa armata fantasma, venne chiamato il generale Patton, uno dei più importanti comandanti americani che i tedeschi rispettavano molto e che i tedeschi conoscevano per essere un comandante aggressivo, no? Aveva comandato anche lo sbarco americano in Sicilia, no? E Patton, che in quel momento era momentaneamente disoccupato per una questione disciplinare, se non sbaglio aveva preso a schiaffi un soldato durante l'operazione in Sicilia, quindi era stato momentaneamente sospeso, quindi era disponibile, e Patton viene ufficialmente, pubblicamente, a Patton viene ufficialmente conferito il comando di questa armata, e quando i tedeschi vedono, sanno che a Patton viene, che addirittura Patton era comandante di questa armata, si rafforzano nella convinzione che questa armata effettivamente esista. Ma non esisteva, cioè esisteva solo sulla carta, no? Poi a dare maggior credito all'esistenza di questa armata ci pensò la cosiddetta Ghost Army, no? Il stemma vedete invece a sinistra, cioè l'armata, l'esercito fantasma, che era una unità militare americana che invece aveva il compito di creare tutta una serie di inganni, di diversivi che avrebbero dovuto convincere ulteriormente i tedeschi dell'esistenza di questa armata. Quali inganni mettono in campo per convincere, per far funzionare l'operazione? Per esempio, vengono costruiti, come vedete nella foto, vengono costruiti dei carri armati finti, dei carri armati gonfiabili, no? Centinaia di questi carri armati gonfiabili vengono dislocati nell'Inghilterra sudorientale, in modo tale che quando i ricognitori aerei tedeschi, a cui veniva permesso di sorvolare l'Inghilterra sudorientale, vedevano dall'alto questi carri armati, credendo che fossero veri, confermavano in Germania, confermavano all'intelligence tedesca che effettivamente questo esercito c'era, questa armata esisteva. No. Attenzione, ai ricognitori tedeschi veniva permesso di sorvolare l'Inghilterra sudorientale proprio perché potessero vedere questi finti carri armati, quindi lasciarsi ingannare, ma appena provavano a sorvolare l'Inghilterra sudoccidentale, dove effettivamente c'erano le forze pronte a sbarcare, venivano subito abbattuti. Quindi l'utilizzo di questi carri armati gonfiabili, così come l'utilizzo di segnali radio falsi, no? Un'altra operazione fantasma che viene messa in campo sempre per ingannare i tedeschi, poche ore prima dello sbarco in Normandia. Vi ricordo che i tedeschi li aspettavano a Calais, poco prima dello sbarco in Normandia, 18 navi inglesi salpano dai porti inglesi, dirette verso Calais, Le Havre, e come dire, le zone più a est, e queste 18 navi inglesi avevano ancorate questi palloni di sbarramento, che erano palloni sospesi in aria, e questi palloni di sbarramento, che erano decine e decine di palloni di sbarramento, erano ricoperti di questo strato di rame ideato da un ingegnere inglese, che sostanzialmente fungeva da inganno per i radar tedeschi. Cioè i radar tedeschi, no, venivano ingannati fondamentalmente da questi palloni aerostatici ricoperti di rame, che sembravano in effetti delle navi,
agli occhi dei radar, no? Quindi questo gruppo di 18 navi, che in realtà sembrava una vera e propria flotta, anzi due flotte, no? Perché poi a un certo punto si dividono, 9 da una parte e 9 dall'altra, no? Danno l'impressione ai tedeschi che effettivamente due grandi flotte nemiche si stessero avvicinando al Pas-de-Calais e altre zone, no? Quindi gli angloamericani riuscirono a mettere in campo addirittura non solo una divisione fantasma, ma addirittura due flotte fantasma, no? Tant'è che quando alle 6 del mattino, alle 6 e mezza del mattino, le vedette della settima armata tedesca in Normandia si alzano, non possono credere ai loro occhi, perché tutto si aspettano fuorché di vedere proprio lì la grande flotta angloamericana. Ultimissimo dettaglio, anche questo, come dire, interessante, no? Perché certamente la guerra è una cosa tragica, no? Però a volte ci sono, come dire, operazioni di intelligence che sono straordinarie, no? Tra quelle che vi ho raccontato, l'ultima che vorrei dirvi, no? Sempre messa in campo, no? All'interno di questa operazione Fortitude, fu l'utilizzo di un sosia, no? Il sosia di chi? Il sosia del feldmaresciallo Montgomery. Montgomery era quello che era il generale inglese, il maresciallo inglese che aveva sconfitto Rommel in Nord Africa, che era al comando, no, delle operazioni militari inglesi e alleate in Europa. Cosa succede a un certo punto? A un certo punto si viene a sapere, i servizi inglesi vengono a sapere che c'è un attore, un ufficiale che è anche un attore inglese, si chiama Clifton James, no? Che imita, in alcuni spettacoli di varietà di cabaret, che imita Montgomery. Ed è in effetti uguale, qui vedete le due foto, a sinistra in bianco e nero Clifton James, a destra il vero Montgomery. E a un certo punto a uno di questi ufficiali dell'intelligence viene in mente di sfruttare questo sosia, per cui viene convocato. Fondamentalmente cosa gli fanno fare? Gli fanno impersonare effettivamente, ufficialmente, Montgomery, e lo mandano, anche qui siamo nelle settimane precedenti lo sbarco in Normandia, e lo mandano in Nord Africa a fare tutta una serie di ispezioni alla luce del sole, quindi con giornalisti, lo mandano nei locali in Nord Africa, dove sanno benissimo che sono presenti le spie tedesche, no? Quindi questo lo vedono Montgomery in Nord Africa. Perché lo fanno? Perché chiaramente l'idea è che se il comandante delle operazioni angloamericane alleate in Europa si trova in Nord Africa e non in Inghilterra, certamente non si sta preparando lo sbarco. Perché se si stesse preparando uno sbarco, se lo sbarco fosse immediato, no, il comandante sarebbe lì e non in Nord Africa a fare la rivista militare. E anche questo, in effetti, fu uno dei tanti, delle tante operazioni messe in campo all'interno dell'operazione Fortitude per ingannare gli alleati. Ci ho detto, sperando di non essermi dilungato troppo, lascio la parola all'amica e collega Silvia. Grazie Andrea. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Parlando di operazioni di depistaggio, molte delle operazioni all'interno di Fortitude si basano sulle parole, che sono quelle che a noi interessano. E non possiamo non iniziare con chi più di ogni altro, diciamo, fornisce materiale anche per le nostre lezioni quando parliamo di discorsi politici. Lo so che spesso lo cito anche questa volta, Winston Churchill, fonte inesauribile di ispirazione anche per noi. Alla conferenza di Teheran, come abbiamo sentito poco fa da Andrea, dove i tre grandi si accordano sulle date, sulle modalità logistiche del grande sbarco, Churchill pronuncia diverse parole, tutte reperibili online, tutte utilizzabili in classe per lezioni veramente interessanti e interdisciplinari. Io ho scelto questa che vedete, da cui appunto partiremo per parlare dell'operazione Fortitude dal punto di vista delle parole utilizzate, della lingua. Churchill dice: in guerra la verità è un bene così prezioso che deve essere protetta da, diciamo, una corazza di bugie, bodyguard of lies. Gli alleati in effetti hanno dovuto giocare, e non poco, con verità e bugie, ecco, per agevolare al massimo l'offensiva militare. È stata concepita proprio a tale scopo
un'attività generale di disinformazione chiamata appunto Bodyguard. All'interno dell'operazione Fortitude c'è questa unità che si occupa, chiamata Bodyguard proprio dalle parole di Churchill che vi ho citato poco fa, che si occupa di depistare, di pubblicare, di far arrivare parole che depistano. Questa operazione Fortitude si rivela l'operazione segreta forse più importante e più riuscita della Seconda Guerra Mondiale, come abbiamo sentito poco fa. Nel nostro ultimo webinar abbiamo parlato proprio dell'importanza delle spie e dei codici e delle informazioni segrete durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui ho voluto lasciarvi uno spunto per le vostre lezioni, perché sul sito della Fondazione Eisenhower trovate proprio delle lezioni già pronte con materiale didattico, esercizi e quant'altro sull'operazione di depistaggio a livello di parole, proprio questo Bodyguard of Lies, che potete, lo vedete, ho fatto proprio uno screenshot del sito, potete tranquillamente scaricare e utilizzare in classe e vedrete che diciamo è un pozzo di informazioni e di anche scoperte per i nostri ragazzi. E parlano anche questi documenti del ruolo fondamentale che hanno avuto i codici segreti. Dei codici segreti abbiamo parlato anche l'altra volta, però qui vorrei parlare di un romanzo in più. L'altra volta nel nostro ultimo webinar, quindi qui oggi non mi dilungo, se avete intenzione o se avete anche solo curiosità potete andare a rivedere l'ultimo webinar sulla letteratura della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo parlato di The Rose Code, quindi la storia e le storie delle donne di Bletchley Park, impegnate proprio a decriptare i codici. Anche prima Andrea parlava di Enigma, quindi non solo Enigma ma anche Enigma. Passa di sfuggita in questo romanzo anche la figura di Alan Turing. Ma c'è una controparte, ci sono le loro colleghe oltreoceano, e quindi questo secondo romanzo di cui non abbiamo mai parlato, questo secondo libro, Code Girls, parla proprio delle storie e della storia delle donne impegnate a decriptare i codici in America. In tutti i romanzi che parlano, ce ne sono tantissimi da poter usare anche in classe, io ho scelto questi due per il livello linguistico, perché sono tranquillamente utilizzabili in una quinta. Ma in tutti i romanzi che parlano di questo argomento è possibile notare come molte delle tecniche utilizzate allora, di disinformazione, intendo io, siano ancora usate oggi, nonostante l'avvento di qualsiasi possibilità tecnologica allora sconosciuta. Ecco perché questo dei codici è proprio e della disinformazione è proprio un tema molto, diciamo, molto curioso, molto... molto stimolante anche per i ragazzi. Penso soprattutto alle nostre classi di scienze umane, dove si può fare tutto un lavoro insieme ai colleghi di appunto scienze umane e psicologia sulla psicologia dei media, sulla psicologia dell'informazione e della disinformazione. D'altronde lo sappiamo, l'importanza delle parole è altissima, soprattutto in un periodo come il periodo di guerra. Addirittura Hitler nel suo Mein Kampf diceva che in tempo di guerra le parole sono armi. E qualcuno si è spinto oltre. Il responsabile delle trasmissioni francesi della BBC in tempo di guerra si spinge oltre, perché dice che l'arma segreta non sono tanto le bombe piuttosto che, ma è stata la radio, l'arma segreta per vincere la guerra. E sono stati gli inglesi che hanno sviluppato tutto un sistema di cui adesso parliamo. E a ben vedere l'operazione Fortitude e l'operazione Bodyguard all'interno di Fortitude confermano come questa importanza sia stata, l'importanza delle parole sia stata fondamentale. La radio, quindi, quest'arma segreta in mano agli inglesi. Negli anni cupi della Seconda Guerra Mondiale c'era una radio che raccontava una realtà diversa, da quella dei regimi, e per ascoltarla si correvano gravi rischi. Si correvano gravi rischi, abbiamo tutti in mente qualche magari scena di qualche film dove c'è questa famiglia con pochi amici intorno a questa radio con un volume bassissimo, appena c'è un rumore si spaventano tutti, perché ascoltare Radio Londra, come si chiamava in Italia, il corrispettivo inglese è London Calling Europe, ascoltare Radio Londra era pericoloso. E dietro questa Radio Londra c'era la BBC,
che aveva ricevuto proprio l'incarico dal Ministero di Guerra inglese di produrre una serie di programmi da diffondere nei territori occupati dai nemici. Qual era il fine di questi programmi? Il fine era quello di sensibilizzare l'opposizione, il fine era quello di dare notizie non permeate dalla censura e dall'ideologia dei regimi, il fine era quello di dare messaggi, perché no? Adesso lo vedremo. Nello stesso periodo in cui nasce questa Radio Londra, nasce anche il SOE, quindi Special Operation Executives, un'organizzazione che opera nei territori occupati dai nemici, quindi Francia, ma non solo, Italia, eccetera, eccetera. E come diceva Churchill, questa organizzazione doveva incendiare l'Europa attraverso il sabotaggio. Quindi la BBC e il SOE cominciano a lavorare in stretto contatto, cominciano a lavorare insieme, collaborano intensamente e spessissimo. Radio Londra diffonde i messaggi del SOE, con appunto con questa trasmissione che poi è diventata famosissima anche in Italia, che si chiamava Special Messages, quindi messaggi speciali. E cos'erano questi messaggi speciali? Erano versi di poesie, citazioni, canzoni, di cui tutti comprendevano l'importanza, tutti capivano l'importanza di questi messaggi, ma nessuno capiva il significato. È stata questa la vera arma e il vero canale, la vera chiave di svolta, ecco, per mandare messaggi in un'epoca, come sentivamo prima, dove non c'era Google Earth, dove non c'erano WhatsApp, dove non c'era assolutamente niente, dove una lettera ci impiegava settimane se non mesi. Quindi è stata la guerra, come ho scelto per il titolo di questa slide, la guerra delle onde radio. È stata la chiave di svolta per vincere la guerra e per spianare la strada ai militari del D-Day. Ora vi chiedo perdono perché so di fare un'incursione in una materia che non è la mia, ma questa poesia è troppo importante, soprattutto per chi lavora nelle scuole con una seconda lingua francese, è un aggancio veramente interessante dal punto di vista della storia del D-Day. In questa trasmissione, come vi dicevo prima, messaggi speciali, questi messaggi, questi versi, queste citazioni servivano a concordare date, obiettivi, azioni, azioni militari, ovviamente azioni della resistenza. L'annuncio dello sbarco in Normandia viene dato ai francesi della resistenza alle 9 di sera del 1 giugno, con i primi versi della poesia di Verlaine, Chanson d'automne. Non si sa di per certo, ma si dice che non ci sia un motivo particolare per la decisione di questa poesia. Come spesso avveniva, si concordavano delle poesie di autori molto famosi e molto noti per mandare appunto messaggi in codice. Questo era il segnale, i primi versi della poesia erano il segnale per dare il via a tutte quelle operazioni di sabotaggio che preparavano il terreno all'arrivo della prima ondata. Quindi bisognava far saltare ponti, strade, ferrovie, eccetera, eccetera. La resistenza francese si mette in moto. L'operazione sarebbe stata confermata con il secondo verso, che però tardò ad arrivare, perché come ben sappiamo le condizioni meteo fecero slittare di qualche giorno questa operazione. Finalmente il 4 giugno alle 21:30 il tanto atteso secondo verso arriva, e quindi si sa che gli alleati stanno arrivando. Nel nostro ultimo webinar abbiamo detto di come la scrittrice Elizabeth Bowen definisca la letteratura della seconda guerra mondiale una letteratura senza confini, perché la guerra è stata senza confini, perché la gente si è ritrovata a vivere all'interno della stessa guerra tantissime esperienze diverse. L'altra volta dicevamo, c'è chi ha combattuto a lungo, chi ha combattuto poco, chi ha vissuto in un paese occupato, chi non ha vissuto in un paese occupato. E la stessa identica cosa si può dire per la letteratura del D-Day. C'è stata un'organizzazione capillare, ma ci sono state tantissime esperienze diverse. C'è chi è stato paracadutato prima, c'è chi è arrivato con la prima ondata, chi è arrivato in seguito, chi è arrivato su una spiaggia con dove ha trovato una resistenza forte, chi ha dovuto combattere sì e no, chi ha avuto problemi dopo, chi ne ha avuti prima, chi ha perso la sua compagnia per poi doverla ritrovare. E ci sono anche tutta una serie di nazionalità di soldati provenienti da tutto il Commonwealth. Ci sono indiani, ci sono scozzesi, ci sono irlandesi, ci sono soldati provenienti da ogni angolo del globo, e ci sono soldati
che fanno parte di questa, di questo sbarco in Normandia, che arrivano da ruoli completamente diversi. Abbiamo i rangers che scalano le falesie con le scale date dai vigili del fuoco della città di New York, quindi c'è veramente di tutto e di più. Ecco perché anche la letteratura dello sbarco in Normandia è assolutamente varia e variegata. Ho scelto solo un paio di cose per darvi qualche idea. La prima poesia, che una parte, sono solo le prime tre strofe, che vedete, è una poesia scritta da un veterano canadese. E come spesso accade nelle poesie di guerra, ci sono riferimenti molto precisi. Ci sono riferimenti alla Normandia, riferimenti alle diverse tipologie di impiego all'interno di questo gruppo di uomini che va a sbarcare in Normandia. Quindi vedete, nella seconda strofa si parla proprio di aviatori, di sailors, di soldiers, di marine, eccetera, eccetera. Ma si dice anche qualcosa di ciò che erano prima. Qui i colleghi salterà subito alla memoria Sassoon, che parla di chi erano questi soldati prima di partire. Quindi prima erano magari tailors, erano men who worked with machines, eccetera, eccetera. E ancora si parla di delle nazionalità che compongono questo gruppo di soldati. Quindi si parla di British, Canadian, USA, Commonwealth. They all were there that day. Quindi queste differenze che si vedono nelle prime tre strofe vengono concluse con questo verso: erano tutti lì quel giorno. E da lì in poi parte, se voi andrete avanti a leggere la poesia, parte la descrizione proprio dello sbarco. Ma c'è, come dicevo prima, chi ha avuto un'altra esperienza. C'è chi è stato paracadutato. Quindi l'altra poesia che ho deciso di portarvi oggi è proprio dei paracadutisti. E se voi leggete proprio solo i primi due versi, vi torneranno di sicuro alla mente tutte quelle foto molto famose che abbiamo visto dei paracadutisti che, a causa del vento forte, a causa degli sbagli nei lanci, eccetera, eccetera, vengono paracadutati in posti dove non sarebbero dovuti atterrare. Quindi c'è magari chi finisce su un albero, c'è chi finisce appeso al campanile della chiesa, San Mary Glees, famosissima questa immagine, c'è anche nel film Il giorno più lungo. E quindi tutto un altro punto di vista, non delle persone che sono arrivate via mare, ma di chi è arrivato paracadutato in territorio nemico. C'è ancora chi si concentra, come molto spesso accade, di sicuro leggendo queste poche righe vi torneranno alla mente molte poesie della Prima Guerra Mondiale, dei war poets, di cui abbiamo già parlato ampiamente, chi si concentra sul dopo, su chi lì su quelle spiagge è rimasto. Persone che hanno dato la vita per riportare la libertà, persone che hanno dato la vita per riportare la pace, la libertà in Europa, persone che, come dice anche qui questo veterano, non potranno più andare nei luoghi dove il lettore invece si potrà recare. Quindi non ci si vergogni nel dire che noi proviamo affetto per queste persone che hanno combattuto anche per noi, e chiunque di voi sia stato in un cimitero di guerra di quelli della Normandia ha veramente ancora nel cuore quelle emozioni che si provano a vedere queste distese di croci bianche infinite. Quindi esattamente come per i poeti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, di cui abbiamo parlato ampiamente nei nostri webinar precedenti, abbiamo tantissime esperienze diverse, tantissime prospettive diverse, ma tutti alla fine arrivano a commemorare chi su quelle spiagge, chi in quei luoghi è rimasto. Abbiamo parlato di parole, abbiamo parlato di messaggi, abbiamo parlato di media, non possiamo non parlare di immagini. Perché è vero che la radio è stata l'arma segreta, ma anche le immagini ancora oggi fanno tanto per comprendere, per parlare, per capire quello che è successo. È un percorso che si addice molto bene a classi magari con livelli un pochino più bassi, dove non è possibile leggere quei romanzi che vi ho proposto, o dove non è possibile magari fare un'analisi dettagliata delle poesie. Si può però sempre attingere al diario di Robert Capa, questo famosissimo fotografo ungherese, e si può predisporre, io qua ve ne ho messe solo tre, ma si può predisporre un percorso di immagini e citazioni. Lui, che
avrebbe tranquillamente potuto rimanere sul battello, esattamente come ha fatto il suo collega che era con lui inglese, scattare un paio di foto da lontano e poi tornarsene subito indietro, ma lui, come vedete nella prima citazione che vi ho messo, ha deciso di sbarcare con la prima ondata, con la compagnia E. E quindi con la sua fotocamera sopra la testa, perché esattamente come tutti gli altri è stato catapultato, diciamo, in mare a pochi metri dalla riva, ma comunque con l'acqua fino al torace, quindi esattamente come gli altri dovevano tenere le armi sopra la testa, lui la sua arma era la macchina fotografica. Quindi con questa macchina fotografica sopra la testa, cercare di scattare, di immortalare il momento, scatta 106 foto di questo sbarco in Normandia, 106 foto di persone, come vedete anche nella seconda citazione, che magari su quel suolo, su quella spiaggia rimangono. E lui dice: non è sempre facile rimanere lì di fianco a chi sta soffrendo e fare solo foto, quindi è un compito difficile anche il suo, che deve testimoniare, deve dare una testimonianza di quello che sta accadendo. Di queste 106 foto, solo le magnifiche 11, poi come vengono chiamate, solo 11 si salvano per un errore di sviluppo del suo assistente una volta rientrato. Però queste 11 foto lo rendono, lo incoronano creatore di quella che si chiama ancora oggi il photographic storytelling, a cui molto spesso noi ci rifacciamo quando soprattutto nelle classi basse iniziamo a fare descriptive writing. Quindi sicuramente è una fonte anche questa inesauribile di idee per le nostre lezioni, non solo dal punto di vista storico, quindi sto pensando a un quinto anno, ma anche da un punto di vista linguistico, quindi sto pensando a un primo, secondo, terzo anno. E dopo aver vissuto questa e altre esperienze come fotografo di guerra, lui dirà: spero di rimanere senza lavoro per tutto il resto della mia vita come fotografo di guerra. Ne ho viste abbastanza, lui ne ha viste tante. E questo diario, Slightly Out of Focus, è un diario che ci permette veramente di rivivere quei momenti, sicuramente a un livello linguistico molto più semplice dei romanzi e delle poesie che vi ho proposte, quindi anche per classi di un livello leggermente più basso. Abbiamo parlato di codici, abbiamo parlato di photographic storytelling, quindi perché non proporre ai nostri ragazzi come magari diciamo fine, come riassunto, se vogliamo proporre un percorso interdisciplinare come quello che vi abbiamo proposto noi oggi o anche diverso, proprio un photographic storytelling dello sbarco in Normandia o della guerra mondiale in generale. E perché no, lo so che mi avventuro in un come si dice, in un terreno dispendioso di energia, mettiamola così, dal punto di vista dell'insegnante, perché no di un escape room. Abbiamo parlato di codici e quindi possiamo mettere alla prova i nostri ragazzi con i codici e con le conoscenze che dovrebbero aver acquisito nelle nostre lezioni con un escape room sulla Seconda Guerra Mondiale o sullo sbarco in Normandia. Io vi ringrazio. Spero di avervi dato insieme all'amico e collega Andrea degli spunti interessanti per le vostre lezioni, e adesso lasciamo spazio alle vostre domande. Bene, grazie mille Silvia, grazie mille Andrea. Io innanzitutto vi condivido i complimenti da parte appunto del pubblico e soprattutto diciamo l'immedesimazione quando si descriveva appunto diciamo la Normandia da parte di tutti coloro che hanno fatto lo stesso viaggio appunto di cui parlava Andrea e che appunto hanno confermato quanto si tratti di un'esperienza toccante a livello proprio di presenza fisica su questi posti storici. Abbiamo pochissimi minuti, ma è arrivata qualche domanda, soprattutto nella prima parte di natura appunto più storica, quindi mi rivolgo al professor Andrea Beneggi e chiedo, in ordine cronologico di arrivo, i tedeschi non hanno visto questi porti galleggianti? Sì, certo, li avevano visti, anche perché erano delle strutture molto grandi che si trovavano alle foci del Tamigi. Allora gli inglesi riuscirono a far passare anche ai cittadini inglesi stessi queste grandi costruzioni, questi grandi moli, come in realtà dei container. Infatti coloro che lavoravano nei docks del Tamigi, no? E che vedevano tutti i giorni queste enormi container, queste enormi strutture
che venivano pian piano assemblate, pensavano che si trattasse di silos galleggianti che avrebbero dovuto portare il grano alle popolazioni europee. Okay, quindi gli stessi cittadini inglesi ovviamente non erano a conoscenza di cosa si stesse preparando, mentre invece i tedeschi si erano accorti chiaramente che si stava costruendo qualcosa, ma credevano che si trattasse di moli galleggianti che gli alleati avrebbero utilizzato una volta conquistato un porto. Quindi sì, si erano accorti che qualcosa era in ballo, okay? Era qualcosa in ballo, ma non si erano resi conto che si trattava di un vero e proprio porto. Pensavano che fossero dei moli che sarebbero stati utilizzati dopo aver conquistato un porto. Quindi erano anche abbastanza tranquilli sapendo che i loro porti erano molto difesi, che difficilmente sarebbero stati conquistati. Ok, perfetto, grazie mille per la risposta. Passo rapidamente all'ultima domanda, sempre in merito alla prima parte. Carri armati gonfiabili antecedenti dei fake tanks riproposti ora in Ucraina? Direi da un certo punto di vista sì, nel senso che adesso si chiamano dummy tanks, si chiamano. Sono stati utilizzati durante il secondo conflitto mondiale, non solo nell'operazione Fortitude, vengono tuttora utilizzati nelle operazioni militari come l'esercito ucraino che impiega questi carri armati, questi finti carri armati per ingannare i droni russi. Quindi far sparare i russi su obiettivi inesistenti. Sì, quindi direi di sì, è un'ottima situazione. Ok, benissimo, grazie per la risposta. Abbiamo superato il nostro tempo massimo, quindi io ringrazio ancora una volta la professoressa Silvia Chini e il professor Andrea Beneggi e do appuntamento a voi al prossimo incontro Le Lingue Live. Tenetevi sempre aggiornati tramite il sito o anche iscrivendovi al canale YouTube. Grazie mille, buona serata a tutti e buon proseguimento. Arrivederci. Arrivederci, grazie.